Ci siamo ragazzi, siamo arrivati, sono esattamente le 9 meno 10, tardissimo. Perché qua siamo a prova. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Oh mio Dio! Siamo pronti alla pesa. Guardate quanta gente che c'è. Questa è tutta gente che non ha in casa la bilancia e si vuole pesare. Sveglia. Ah, torna a casa, va che figlio. No, no, la bastardo! Guarda che addome. Com'è? Pigliato così. Sei carico? Figa, tu sei enorme. Ciao mamma, sono in televisione. Oh. Ai ai ai. Ragazzi, lui sarà il prossimo avversario, eh. Quest'anno sono più 80, quindi col peso dovrei essere tranquillo. C'è un peso di pesare di meno. Ragazzi, quasi spingo i pazzi. Non c'è. Purtroppo la prima alzata me l'hanno data nulla, perché col piede ho sfiorato il box. In quel momento la mente è andata in fase down, perché proprio quando sei sicuro di una cosa e poi non ti viene, sei fottuto in quel momento. In gara c'è la tensione, il caldo, non hai bevuto abbastanza, quindi sei disidratato. Insomma, c'è un insieme di elementi che potrebbero ridurre la prestazione. È stata valida, infatti ho urlato, anche se sei incastrato con la cinta nella sbarra, però quella purtroppo è stata un problema di cintura che tanti si inceppavano a livello di sbarra, però l'alzata era perfetta. Dopo essere portato a casa i 20 kg avevo due possibilità: o fare un po' di punti, quindi portarmi a casa i 25, oppure tentare l'impossibile e provare il 30. Ma io sono andato in gara per superare me stesso e quindi ho provato il 30 kg. Io so che in palestra lui ha alzato molto di più di quei 20 kg, quindi io pensavo che 25, anche magari 30 come ha tentato, riuscivano a salire. Io domenico ci alleniamo, come ben sapete, tutti i giorni in palestra, quindi so benissimo cosa sa fare, cosa non sa fare. Quindi quando la gente veniva da me a chiedermi cosa alzava, cosa non alzava, cercavo sempre di alzare un po' di più l'asticella di quello che invece magari avrebbe fatto, ma perché in palestra, come ha detto lui, è tutto un altro tipo di allenamento. Vediamo cosa decidono i giudici. Tenete conto che siamo qua dalle 82 e oltre. Siamo ancora alla seconda alzata. Superando. Faceva un caldo infernale, c'erano stati 40 gradi, eravamo tutti cottissimi sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico, c'era tanta musica, tanto casino. Quando sei in gara in quel momento la mente e le emozioni sono molto differenti da quelle che sono la realtà, insomma. Si chiama in bellezza con Gaggino, lo sapevo. I migliori sempre alla fine, ma dov'è che sono oggi? Sono andato in piscina, sì, mi fa troppo caldo. Allora, quanto ha caricato Domenico? kg chiusi, ora siamo pronti per provare 75. In quel momento ho deciso di fare una pazzia e anziché fare pull up ho voluto provare a fare chin up. Nel riscaldamento ho provato e comunque me li sentivo buoni. Adesso volevo capire se col chin up riuscivo a essere più bravo in chiusura. In quel momento, quando sono sceso dalla sbarra,
mi sono cagato addosso, perché pensavo di avere il bicipite qua, di essermi strappato il bicipite. A parte il male, lo spavento, ho detto qua è finita, qua non mi alleno più. È lì al suo posto. No, no, infatti sono cagato addosso in una maniera... Hai fatto bene a cedere. Però in quel momento non escludo che ho pensato di ritirarmi, perché ho detto qua è finita, cioè non posso continuare. Dovresti farlo? No, no, mica. Tienilo per 4 minuti, non mi fa... No, ma 3-4 minuti, poi tra un po' di terrore lo rimetto. Ha tentato il chin up, io lì per lì gli avevo detto mi raccomando stai attento, perché a livello articolare, se non l'hai mai fatto, è un'alzata, non è body weight, sono veramente tanti tanti chili. Gli è andata male, si sarà cagata addosso perché ha sentito il clack del braccio, ha fatto però benissimo a non tentare di chiudere la ripetizione, perché sennò magari veramente si infortunava per mesi, e gli infortuni così durano magari veramente troppo tempo, e magari non è detto neanche che recuperi tutto al 100%. Beh, ce l'ha un po' di sto un po' così tranquillo. Svezzala! Vai, Svezzala! Vai, vai! Vai! Allora, sopra la piragna. Non blocca il box. Dai! Ho provato un po' a scaldarmi nei dip, ho visto che comunque il dolore c'era ma era sopportabile, mi dava un po' fastidio in estensione, però ho pensato sono qua, ci provo, do tutto per tutto, ormai siamo qua fino alla fine. Allora ragazzi, come in ogni gara, come in ogni evento, c'è sempre qualcosa che va storto, però sono arrivato fino a qua e sono arrivato fino alla fine. Vai dove? Facili facili per Domenico Venditto. Coloro che nella meno 67 volessero iniziare a scaldare lo squat possono usare la Stanot. Potrei portarmi a casa il 95, ma sono qua, do il tutto per tutto, proviamo il 100. Tenete conto che il 100 kg è un anno che non lo provo, perché sono fermo da 6 mesi con i dip, perché ho avuto una tendinite, però me le sentivo buoni, ci provo. L'ultimo peccato, probabilmente per la paura che aveva preso prima del braccio, per la paura precedente appunto dell'infortunio, non è riuscito a chiudere i 100 kg, però l'alzata se l'è comunque porta a casa. Voi piangi, quando mi dite cazzo piangi! Ma da casa, ho già mandato a casa dove un paio di volte, faceva pure lei. Però in palestra ero così, quello. L'immagine sta pagando. Ero cosa che mando. Barbari al requirement, a te ti mando a casa in quello che vuoi. Con la moto ti mando a casa. Nell'endurance ti mando a casa, nel zavore ti mando a casa. E se arrivo al 7% ti mando a casa pure lì. Puto! Zitto! Zitto! Basta, vai! Ti devo rispondere! Vai, no, perché non puoi dire niente! Le tue parole valgono meno di zero adesso, bro! Guardiamo! Sapete che per colpa mia lui adesso fa il triathlon, perché sennò nei calisteni sono proprio nulla, non proprio nulla! Nei calisteni sono proprio nulla! Guardiamo l'alzata, perché si sono troppe cazzate! Cazzate! Eccoci arrivati alle 10:30-11 di sera, dopo tutto il giorno che gareggio a fare lo squat. Gli atleti in gara erano veramente tanti, quindi i giudici hanno deciso di far provare lo squat solo ai primi 4 o 5 classificati. Giustamente avevamo fame tutti quanti, abbiamo ordinato una pizza e Dome anche se doveva fare un'alzata, si è messo lì a mangiare la pizza con noi, a rischio di sboccarla quella pizza, ma secondo me ha fatto benissimo a mangiarla, perché senza quella pizza lì probabilmente non riusciva a fare l'alzata, perché non aveva energia in corpo, perché era tutto il giorno che era a digiuno, a poche parole. Provo a dare il massimo nell'alzata che credo mi riesca meglio. È stata una gara oltre che di forza, ma forza anche mentale, perché arrivare fino alla fine, raga, vi assicuro che è stato difficile anche per chi guardava. Pensate per gli atleti. Ma che facile! Facile! Dai!
Scott! Prima alzata, nulla, sono sceso troppo poco, è giusto, ci sta, lo facevo anche in palestra. Adesso ho due possibilità, provare ancora 170 e portarmi a casa, ma ragazzi ormai sono qua, provo 180 e via. Oddio, dai Domè, dai! Dai Domè! Dai! Raga, avete visto Mattia? Quello squat, quando l'ho chiuso, ho fatto un urlo di gioia che mi veniva dal cuore, perché era tutto il giorno che provavo i massimali che mi risultavano facili in palestra, ma in gara non me ne è venuto fuori neanche uno. Tentavo l'assalto, speravo che l'adrenalina mi avrebbe fatto aumentare i massimali in gara, ma questa volta l'adrenalina mi ha fatto abbassare i massimali in gara. Ma ovviamente gareggiare vuol dire anche questo. A volte ce la fai, a volte non ce la fai. Quando ti metti in confronto con gli altri, vinci sempre. Soprattutto se riesci ad arrivare fino alla fine. Io avrei potuto mollare, potevo andarmene a casa, ma ho deciso di rimanere e portare avanti tutto quello che avevo, perché ormai ero lì, mi sono allenato, ho dato il massimo, poteva andare meglio, ma in realtà sono anche abbastanza soddisfatto. Sui social è facile fare i fighi, è facile mostrare i propri numeri, ma quando vai in gara, che fa caldo, hai l'ansia, non dormi, non mangi, stai tutto il giorno in ballo, è veramente un'altra cosa. Provi delle emozioni uniche che non provi in palestra o non provi da solo, non provi al parco. Quindi, quando una persona gareggia, sia che arriva primo o che arriva ultimo, che arriva quarto, vince sempre. Bene ragazzi, allora questa Strength War, devo dire, veramente, veramente un bel evento, una gara da titani, perché ci sono stati dei numeri micidiali. Ragazzi, sarà ormai mezzanotte, un evento lunghissimo ma veramente molto bello. Io mi porto a casa un quarto posto, contando il fatto che mi stavo ritirando dopo aver fatto male chin up, volevo dimostrarvi che non bisogna mai mollare, quindi si fanno le cose fino alla fine. Fino alla fine, ragazzi, non si molla mai. I gorilla non mollano mai. E ci voleva proprio un po' di casino. O no, Fresh? Siamo stanchi. Certo, siamo però... stanchi, però emozionati. Ci sta. Ci vediamo in un prossimo video. Bella raga. Questo è l'evento dell'anno, grida Strength War. Mani in alto sulla pista tipo I can't stop. Mi dispiace frate se non spacchi il pit stop. Picchio forte sulle casse ma te lo ritorno. Sta salendo il caldo, Lucia si sta scaldando. C'è pure rock e canto a snago, frena Royal Rambo. Con gli sti gorilla siamo al top sempre. Non è un mucchio selvaggio ma faccio un mucchio di gente. Arriva da lontano tipo il mondo intero. Serena col suo ego, fra intervista anche Palmiero. L'anno scorso Simo che sparava i box in cielo. Chissà chi vincerà quest'anno se c'è pure Teo. Nella vita conta farsi il culo e se lasci l'impronta. Fallo per te stesso perché adesso ciò che conta. Vola sulle sbarre 30 piuma toca. Fra sotto i 90 Chiozzi vuol fare la storia. Tutte le mani in aria per la Strength War. Tu grida se ti piace questa Strength War. I campioni della gara sono stati veramente fortissimi, Vicky Santoro, Rocky, Lucian, Xavi, Arnaldi, tutti quelli che hanno vinto veramente sono stati fortissimi, perché sono stati bravissimi tutti atleti, con dei numeri pazzeschi. Ogni anno sarà sempre meglio. Detto questo, la competizione ha spaccato. Speriamo che ce ne saranno altre ancora più belle, sempre meglio. Faccio complimenti a Calisthenics Brain perché ha organizzato tutto questo evento. E adesso ci si vede all'Endurance Cup. Ho perso il conto delle views con sti canali. Tutte le mani in aria per la Strength War. Tu grida se ti piace questo. Oh sì, scherzando il cadere! Che siamo noi al top. E intanto, nell'ombra di Cantuasnago, Domenico Venditto si carica in spalla 200 kg, un applauso! Non vi sento, a mezzanotte noi siamo ancora qui in un campo da calcio a tirar su pesi e a fare massimali di squat, ma dopo di lui ci sarà Tony Esposito con la sua abbronzatura direttamente dalla Campania, ha portato anche le mozzarelle di bufala!